Salve a tutti, sono Boban Pesov e benvenuti in questo nuovissimo video. Il titolo non è un fake, veramente oggi voglio presentarvi i 6 Boban mai visti. Praticamente ho deciso di fare 6 autoritratti in 6 stili diversi. Quando ero giù in Macedonia ho fatto un piccolo schizzo di questi 6 ritratti. Li ho poi pubblicati sulla mia pagina di Facebook e sul mio profilo Instagram. E l'avete apprezzato in tanti. Essendo dei ritratti sono molto più semplici da fare, quindi ho deciso di farne 6, non 3, come la mia classica serie che tanto apprezzate, i 3 personaggi mai visti. Ah, a proposito, colgo l'occasione per dirvi che sono in fase di elaborazione, creazione dei 3 cloud mai visti di Final Fantasy VII. Avete presente? Personaggio indimenticabile, che pianifico di farlo uscire metà, fine settembre. Ora vediamo. Non voglio confermarvi date per poi rinviarle, come fa la Square Enix. Maledetti. Maledetti. Comunque, torniamo ai nostri 6 Boban mai visti. Ah, quanto è egocentrico questo video. Allora, quanti di voi hanno sognato di essere un personaggio dei Simpson? Comparire almeno in una puntata, in una scena, essere magari anche un personaggio di passaggio. Veramente, è sempre stato un mio desiderio. Avere una mia frase, un mio tormentone. Avere una caratteristica speciale che solo un personaggio della serie può avere. Quindi signori, chiamate Matt Groening e ditegli che c'è già pronto la bozza per un nuovo personaggio strafigo per i Simpson. Vabbè, vogliamo più in basso, è meglio. Vi ricordate che all'epoca su Rai 2 davano sempre i corti animati della Disney? Non lo so se lo fanno ancora oggi, però io li amavo. I miei preferiti in assoluto erano quelli di Pippo, tipo Pippo alle Olimpiadi. Bellissimi. I corti li apprezzavo ancora di più dei lungometraggi classici della Disney. Forse perché da ragazzino avevo più la possibilità di vedere quelli, dato che le cassette dei classici Disney costavano una fucilata e i miei col cazzo che me le compravano. Aspettavo tipo Natale per riuscire a vedere tipo Robin Hood, La spada nella roccia e così via. Però i corti Disney erano a portata di mano. Li trasmettevano spesso. E come vedete, il mio secondo ritratto è molto disneyano, però quello dei corti. Assomiglia leggermente a Max, il figlio di Pippo. Grandissimo personaggio. Una cosa che non mi sarei mai aspettato è quello di realizzare un mio ritratto in stile anime. Questa volta ho fatto uno strappo alla regola. E il risultato è questo qua. Sembra un personaggio adulto di Rossana dai Pensaci un po' tu, wow, 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 con tutta la tua... chi se lo ricorda? So che in tanti invece apprezzeranno questo stile. Ho fatto il mio autoritratto in stile Bonelli, con questo bianco nero marcato, che io amo tantissimo. Ho faticato leggermente a realizzare i capelli, perché lo stile Bonelli, soprattutto nei capelli, scusate la rima, non sono semplici da realizzare, credetemi. Bisogna sempre dargli questa curvatura giusta, no? Questo... sono stronzi. Non so, sembra un personaggio del mondo di Dylan Dog. Prima di avanzare oltre, vi anticipo una domanda che farete sicuramente. Leggi Dylan Dog o qualche altra collana appartenente al mondo Bonelli? No, nessuna. Sono una persona orribile? Forse sì. E qui, teniamoci forte. Vi presento il mio ritratto in stile South Park. Avrei voluto renderlo più simile ai personaggi principali. Però, essendo che loro sono dei bambini, e io ormai sono un adulto, per forza di cosa ho dovuto realizzarlo così. Ecco, questo è un altro sogno, essere proiettati nel mondo folle di South Park. Sono arrivato al sesto ritratto e sinceramente non avevo più voglia di disegnare. Quindi ho deciso di farmi l'autoritratto in stile Scottex, Sio, e ho risolto il mio problema. Facendo così però vado anche ad omaggiare un grandissimo creatore di contenuti qui sulla piattaforma. Wow, Boba, ma allora ci sta qualcuno che ti piace? Certo! Non sono poi così infame. Comunque, ecco qua tutti i 6 ritratti riuniti. Stile Simpson, Disney, anime, Bonelli, South Park e Sio Scottex. Fatemi sapere qua sotto con un commento qual è il vostro preferito. Qual è lo stile di Boban Pesov che avete apprezzato maggiormente. E poi, provateci anche voi, anche se non siete dei disegnatori. Perché no, divertitevi! E magari pubblicate i vostri autoritratti su Instagram e taggatemi, che sono curioso di vedere cosa avete realizzato, ok? Non dovete necessariamente riprendere gli stessi stili, potete realizzare il vostro bel faccione in qualsiasi stile che volete. Provateci e poi taggatemi. Chiocciola Boban Pesov su Instagram. Vi ricordo che qua in alto troverete una piccola i.
schiacciatela e vi si apre un mondo. Lì potete scaricare tutte le mie tavole, vedere dei miei vecchi video, andare a vedere tutti i tre personaggi mai visti. Tornerò a fare altri video come questo, dove ci sarà Boban Pezov illustratore e non più Boban Pezov infame. Avrei dovuto aprire un canale nuovo, lo so, l'ho detto l'anno scorso, però voglio rimangiarmi questa cosa, perché ho detto faccio fatica a gestire un canale solo, figuriamoci due, quindi a questo punto preferisco magari dedicare una playlist a parte e dedicare un giorno in particolare della settimana dove faccio queste cose qua. Perché in primis io sono un illustratore, sono un disegnatore e mi sembra anche giusto cercare di mostrare la propria passione al proprio pubblico e non solo fare delle infamate, ok? Ci sarà spazio anche per quello, perché stanno per arrivare tantissime vignette video, capito? Quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta e ciao!